sono argomenti e situazioni che rimangono attuali nel corso degli anni, nonostante passino le epoche, nonostante una presunta percezione di modernità del mondo sembra farle scomparire. Stiamo parlando degli alpini che domenica scorsa hanno partecipato numerosi in massa alla radunata nazionale a Latina. Sono partite 1.700 persone che hanno sfilato per rappresentare la provincia di Pordenone e circa 500 familiari che hanno raggiunto il capoluogo di provincia laziale. È un movimento imponente, se si pensa che viene dalla sola provincia di Pordenone e che si somma a tutte quelle delle altre province che fanno percepire come 350.000-400.000 circa le presenze all'evento raduno. Perché parliamo di questo? Non solo perché siamo comunque orgogliosi e fieri che gli alpini ci abbiano rappresentato ancora una volta così bene nella città di Latina, ma perché per il futuro è in corso il dibattito sulla possibilità di ospitare un'adunata nazionale proprio qui a Pordenone. I problemi non mancherebbero dal punto di vista logistico, evidentemente 400.000 persone vuol dire un movimento che è superiore a quello dell'intera provincia di Pordenone come numero di residenti, ma cosa vuol dire anche un volume d'affari e un indotto che non sono certo trascurabili. Quindi una bella partita che interessa dal punto di vista politico, sociale ed economico. Ma come fare a farsi assegnare la adunata nazionale? È inutile nascondersi che è una torta a cui guardano in molti, a cominciare da Udine, e che quindi, come sapete, le adunate degli Alpini vanno una volta a nord-est, una a nord-ovest, al centro e al sud. Per cui essere scelti non solo come nord-est, ma anche come città a nord-est che ospita la adunata non è semplicissimo. Ecco qui che devono scendere in campo, a nostro avviso, quelle forze, non solo di carattere politico, ma anche proprio tutte quelle forze che rappresentano la provincia nei vari settori, che in americano si possono racchiudere sotto il termine lobby, quell'attività di lobby proprio che porti la nostra città a risolvere prima i duelli intestini all'interno della regione, con Udine in primis, e quindi a essere considerata l'unica candidata autorevole per il Nord-Est. E poi a far accettare anche ai cittadini di Pordenone, comunque a tutte le persone, anche a coloro alle quali questo tipo di eventi non interessano, l'opportunità proprio di ospitare e l'importanza di ospitare la adunata nella nostra città. Non è un lavoro facile, però è veramente un gioco per cui potrebbe valere la candela, insomma, spendersi. E quindi, insomma, ci aspettiamo come dagli alpini è giunto il salto di qualità sotto il profilo della dignità, dell'orgoglio, del cuore con cui hanno sfilato a Latina. Adesso ci aspettiamo dalle istituzioni di Pordenone, oltre alle parole e alle disponibilità annunciate di sostenere economicamente questo evento, anche da loro quel salto di qualità necessario a far sì che Pordenone davvero riesca per una volta a vincere la concorrenza di Udine in primis, ma anche a candidarsi come referente dell'intero Nord-Est e, con la laboriosità che contraddistingue da sempre anche i suoi abitanti, dare l'ennesima dimostrazione di come la nostra sia davvero una città che merita questi eventi e che li può organizzare al meglio.